oggi telecamere accese su Cori, uno dei borghi più antichi del Lazio, immerso nella sua pittoresca campagna, ci conduce in un vero e proprio viaggio nel tempo, durante il quale rivela la sua anima antica. Alle mie spalle la chiesa di Sant'Oliva, una delle chiese più importanti di Cori, che fa parte di un vero e proprio complesso monumentale, infatti esempio perfetto di come Cori sia costruita su se stessa. In questa piazza, in questi ambienti, sono racchiusi 2000 anni di storia. Benvenuti nella chiesa di Sant'Oliva. Pensate che questo edificio sorge su quello che inizialmente era un antico tempio romano, forse dedicato alla divinità Giano, ma gli ultimi ritrovamenti hanno riportato alla luce una mano femminile che apparteneva ad una statua alta oltre 4 metri. Di quel periodo abbiamo ancora due colonne. La prima, questa qui in stile ionico corinzio, e la seconda che è ancora possibile vedere dall'esterno della chiesa. Tutto il resto purtroppo è andato perduto. Intorno al 200 d.C. il tempio venne trasformato in una chiesa cattolica e per quell'occasione furono aggiunte queste due file di colonne. Tutta la chiesa in realtà nasce su materiali riciclati. Cori si costruisce su se stessa e quindi i vecchi templi inutilizzati vennero distrutti, le vecchie case abbandonate vennero demolite e con i pezzi costruirono tutto quello che vediamo, comprese queste colonne. Infatti lì sopra è possibile vedere un capitello che è stato attaccato sull'inizio di una bellissima volta a crociera. Oppure questa colonna, che presenta un fusto liscio ma a quell'altezza risulta scanalata. Una cosa particolare di questo primo nucleo di Sant'Oliva è la pala che si trova lì giù. Questa pala racconta una storia, la storia dei frati agostiniani che vivevano qui. Questa chiesa intorno al 1400 fu ristrutturata proprio per volontà di quei frati e nel 1600 questi doverono lottare contro il popolo di Cori che voleva riappropriarsi della chiesa. Ci furono 60 anni di scontri, dal 1600 al 1660, fra i frati agostiniani che volevano mantenere il controllo dell'edificio e il popolo di Cori che invece voleva riappropriarsene, voleva che tornasse ad essere di tutti. Al termine di questi 60 anni, la chiesa rimase in mano ai frati agostiniani e per quell'occasione fu fatta questa pala. Questa è la pala della riconciliazione. Possiamo vedere a sinistra la figura di Sant'Agostino e quindi il santo pregato dai frati. Al centro la figura di Sant'Oliva, la patrona di Cori, e infatti tiene anche un ramoscello d'olivo. Mentre invece il personaggio a destra è un omaggio alle donne, quella è Santa Monica, protettrice delle donne e mamma di Sant'Agostino. Questo è il secondo nucleo della chiesa di Sant'Oliva. Fu costruito agli inizi del 1500 per volontà dei frati agostiniani perché era necessario un posto più ampio per fare la messa. Nel primo nucleo si svolgeva un tipo di celebrazione dove il sacerdote si trovava davanti l'altare e la platea stava in piedi. Invece, nel 1500, cambiano le esigenze. È necessario che il sacerdote si trovi dietro l'altare, per cui sorge questo nuovo altare, e inoltre la platea adesso necessita di stare seduta, cosa che nel primo nucleo non era fattibile, dato che c'erano le colonne che impedivano la visione. Inoltre i frati agostiniani a Cori svolgevano un ruolo molto importante, in quanto tenevano delle lezioni di religione cattolica. Ovunque andassero questi frati chiedevano di affrescare volte e cappelle con le rappresentazioni dell'Antico e del Nuovo Testamento, in modo da poterle insegnare a chi lo richiedeva. Ed è per questo che qui in alto abbiamo la Bibbia dei Poveri.
invece da questa parte c'è forse la parte più importante della chiesa, un mistero che riguarda la pala dell'altare, che purtroppo è stata cancellata. Venite qui dietro, vi faccio vedere. Per lungo periodo gli storici si sono interrogati su che cosa fosse rappresentato qui e in epoca recente lo abbiamo anche compreso. Guardando le figure che si trovano intorno alla pala cancellata, ci rendiamo conto che si tratta degli apostoli, i cui nomi sono anche scritti in basso. Questi apostoli sono impegnati in tre azioni principali. C'è chi guarda verso l'alto, c'è chi fissa la pala e c'è invece chi è raccolto in preghiera. Questo suggerimento ci ha fatto comprendere che l'immagine in alto e l'immagine al centro siano collegate. Infatti in alto è possibile vedere la figura di Dio che tiene il globo e poi abbiamo Gesù Cristo che sta incoronando la Madonna. Inizialmente si pensava che qui ci fosse il dormizio della Vergine, ma un dettaglio ha stravolto quest'ipotesi. Questa scritta qui, Annus Domini 1507. Questa è la data dell'affresco. Nel 1545, quindi solamente 38 anni dopo, ci fu il Concilio di Trento. Nel Concilio di Trento si stabilì che la Madonna non moriva, ma si addormentava e ascendeva verso il cielo, quello che viene chiamato il dormizio della Vergine. E questa pala, che è stata rappresentata nel 1507, quindi in un'epoca precedente al Concilio di Trento, probabilmente riportava la morte della Vergine. E dato che dal 1545 in poi non si poteva più rappresentare, allora è stata cancellata. Il mistero oggi verte su un'altra questione. La pala è stata raschiata via oppure si trova ancora coperta sotto questo affresco? Perché se fosse coperta sarebbe possibile riportarla alla luce, ma per il momento ancora non sono stati fatti studi al riguardo. Un ultimo dettaglio importante è ricordare che a Cori ci sono molti riferimenti alla Divina Commedia di Dante. Si trovano in tante chiese e tante cappelle e uno lo abbiamo anche qui. La schiera di angeli che circonda la figura di Dio è un richiamo al paradiso di Dante. Quando Dante parla del paradiso lo immagina come un insieme di cieli a forma concentrica uno dentro l'altro, con al centro la figura di Dio. Gli angeli che si trovano più vicino a Dio sono quelli più importanti e man mano che ci allontaniamo ci sono gli angeli meno importanti. E lì è rappresentata esattamente la stessa cosa. Gli angeli che formano questa corona esterna sono tutti angeli bambini, senza aureola e nudi, mentre invece gli angeli che si trovano alle spalle di Dio, colorati in maniera più scura per dare l'effetto tridimensionale, quelli sono angeli più adulti, sono vestiti e presentano anche l'aureola, proprio per andare ad esaltare il fatto che siano più importanti rispetto agli altri. Thank you.
E siamo con gli sbandieratori delle Contrade di Cori, uno dei tre gruppi principali locali che portano l'arte della bandiera nel mondo. Che origini ha quest'arte? Qual è un po' la storia? Sì, allora, gli sbandieratori fanno la loro comparsa agli inizi del 1400 e inizialmente portavano il gonfalone con le immagini sacre del patrono della città. Poi negli anni decisero di avere una propria scuola e incominciarono a fare dei volteggi e nel tempo questi volteggi diventarono una vera e propria evoluzione. Noi, l'arte della bandiera di Cori, siamo gli unici, a differenza della scuola di Firenze, siamo gli unici a avere l'asta in legno. Che è motivo d'orgoglio, so. Sì, perché? Certamente. Spieghiamolo. Sì. Perché? Perché l'asta in legno è molto più difficile da maneggiare e a differenza di quella, chiamavola in piombo, quando viene fatto il lancio cade sempre in un modo perfetto. Invece no, l'asta in legno, se c'è un po' di vento o qualsiasi cosa che potrebbe avere con le intemperie, certo, può avere cambiamenti anche all'ultimo istante. Ecco, questa è la nostra peculiarità nostra, sì, orgogliosi di avere quest'asta. E un'altra domanda, per lei personalmente, per quella che è la sua storia, no? Dedica tanto tempo a quest'arte, sì. Perché è così importante coltivare questo fuoco, fare lavoro culturale in questo senso nel 2024? Perché, allora, a Cori ci sono tre gruppi che, diciamo, stiamo intorno ai 50 anni di nascita ogni gruppo e per noi è come un rito essere sbandieratori e fino adesso noi è, se non fai lo sbandieratore a Cori non sei di Cori, si può dire. Quindi parte integrante, sì, del patrimonio immateriale locale, sì, che svolge sicuramente un ruolo importantissimo rispetto anche non solo agli autoctoni ma soprattutto, no, in questa spettacolarità, agli utenti esterni, certo, turismo, certo, accoglienza, turismo, no? Anche perché noi come sbandieratori viaggiamo per tutto il mondo. Esatto, vengono a Cori per vedervi, ma portate anche voi un pezzetto di Cori nel mondo. La nostra cultura in tutto il mondo. Siamo molto, molto orgogliosi di questo. Siamo adesso con la presidente del Carosello dei Rioni di Cori, che si svolge in due momenti diversi nel corso dell'anno. Sì, la manifestazione del Carosello Storico è una rievocazione in costume rinascimentale che si svolge con due edizioni annuali. L'ultima domenica di giugno, il Palio Madonna del Soccorso, dedicato appunto alla Madonna del Soccorso, che è la nostra patrona. L'ultimo sabato di luglio, il Palio di Sant'Oliva. Sant'Oliva, esatto, è la chiesa omonimo, questa qui, noi siamo qui nel chiostro di Sant'Oliva. Questa si svolge, ci sono il corteo storico con questi splendidi bellissimi costumi rinascimentali. Guardate che belle. E il corteo è diviso in tre rioni e il rappresentante della comunità. I tre rioni, Ninfina, Romana e Signina. Come e le porte, tra le porte, l'altro. Noi abbiamo le tre porte della città, come è divisa la città. La nostra città appunto è divisa in tre rioni. E l'ultimo palio, appunto abbiamo detto il palio di Sant'Oliva, l'ultimo sabato di luglio, e lo stesso viene fatto il corteo storico con lo stesso i costumi e terminano quello della Madonna del Soccorso in Piazza Signina, dove si svolge la corsa all'anello e i tre rioni si contendono il palio dipinto in genere da artisti locali
con una corsa a cavallo e con un pugnale devono infilare degli anelli che sono appesi alla staccia in mezzo alla piazza. Questo per quanto riguarda il palio Madonna del Soccorso. Il palio di Sant'Oliva si svolge, il palio, la gara si svolge nel campo sportivo. Il cavaliere che prende più anelli e i cavalieri che prendono più anelli, la squadra che prende più anelli aggiudica il palio alla propria contrada. E quindi termina tutto nei rioni, nelle taverne dove si festeggia la porta vincitrice. Benissimo, ascolti, e le chiedo quello che ho chiesto anche allo sbandieratore del gruppo. Qual è il valore, il senso di questo tipo di manifestazioni nel 2024? Noi detrattori potrebbero dire è anacronistico, fuori dal tempo, ma che senso ha, una cosa superata? In verità, sì, forse no. Fuori dal tempo, però è tradizione, è rievocare quello che è stato il nostro passato e ci fa conoscere meglio la nostra città, il nostro modo di vivere, le nostre attrattive, che siano culturali, enogastronomiche, anche di manualità, perché la maggior parte di questi costumi sono fatti da artigiani locali. Quindi anche questo è un aspetto, è più, un aspetto, certo, positivo del rievocare. Siamo con una figura centrale nella costruzione di questa giornata coresi, il mitico Quirino, uomo di territorio, di politiche culturali. Quirino, io inizio subito col chiederti cos'è la Compagnia dei Lepini, per chi non lo sapesse ancora. È una fondazione promossa dai comuni ed è impegnata da tanti anni a cercare di promuovere un territorio straordinario, quello di Monti Lepini. Territorio caratterizzato da centri storici di città antichissime che affondano la loro origine nei secoli, che sono caratterizzate da preesistenze preromane, romane, da momenti di architettonici medievali, rinascimentali, neoclassici e anche tracce della preistoria. Quindi un territorio che dà una chiave di lettura straordinaria e che è anche immerso in un verde importante, un ambiente naturale, un habitat, una biodiversità floristica, faunistica, una caratterizzazione carsica che fanno di questo uno dei territori più biodiversi del centro Italia. Dentro i Monti Lepini, dentro questo territorio si producono straordinarie, diciamo, c'è una produzione straordinaria dal punto di vista agricolo e Cori è sicuramente un'eccellenza dal punto di vista vitivinicolo, olivicolo e questa città, tra l'altro siamo proprio accanto alla chiesa medievale di Sant'Oliva, esprime arte, cultura, archeologia, il Tempio di Ercole, l'oratorio della Santissima Annunziata, la chiesa medievale di il chiostro bellissimo di Sant'Oliva, le mura poligonali. Ecco, questa è una delle perle di questo territorio, pieno di castelli, di palazzi, di fontane artistiche, di luoghi dello spirito, abbazie, cattedrali, che danno il segno di un territorio che affonda le radici nel corso dei secoli e che ha ancora molto da raccontare. Quirino, perché il futuro di questi borghi, di questi comuni, cittadine, è la rete, fare rete, perché l'unica possibilità è quella veramente di un lavoro capillare sul territorio, diffuso, no? Di unione delle forze, poi. È il segreto dello sviluppo, è lavorare insieme. Noi stiamo cercando di mettere in campo una strategia di sviluppo sistemico e integrato in questo territorio, per fare in modo di raccontare un territorio che ha delle specificità nelle sue città, ma che tutti insieme rappresentano una cultura, una identità culturale straordinaria, che è la vera forza di quest'area, che si ritrova nel suo dialetto, che ha tante sfumature
in tanti comuni, si ritrova nell'arte, nella storia, nelle aree archeologiche. Pensate che il nostro è uno dei territori che ha delle testimonianze importanti, dall'antica Cora alla Civita di Artena, all'antica Norba che è la Pompei di Lepinia, Privernum, Sezia, tantissime aree archeologiche che potrebbero diventare un giorno un parco archeologico di livello nazionale. L'area ambientale è di per sé una di quelle di maggiore pregio, i Monti Lepini, complessivamente per la biodiversità. L'aspetto agricolo è oggi veramente una realtà che in alcuni settori esporta in tutto il mondo e che ci racconta questo territorio anche per la sua particolare produzione, l'artigianato, gli aspetti legati anche alla cultura che si produce all'interno di questi territori e anche al sapere, ai sapori che sono un tratto distintivo dei Monti Lepini. Ecco, noi ci stiamo promuovendo e stiamo anche cercando di costruire percorsi, progetti in questo momento insieme a tanti comuni abbiamo progetti importanti per lo sviluppo del territorio che sono il GAL, la strategia nazionale delle aree interne, che ci impegnano a lavorare insieme. Ecco, penso proprio che il lavoro insieme è il segreto, esatto, il lavoro insieme è il segreto per il successo e per fare in modo che le potenzialità di questo territorio siano finalmente espresse al massimo. Corime beio di Cesare Chiominto, corime beio così rincriccato da Colleucci a Fontana e Oprato, chi non c'è stato non può sapere per qual ragione se sta così bene. Se che ten corpo sto beio paese, così rinsuso, così cortese, pino de sole e de grazia de Dio, a doi o vento adora de mio, dua, de live, de perse gabbone, de portogalla e de limone. Rindri alla croce, zicchi in agria e te presindi a Santa Maria. Appresso sbudi, lo senti lo frisco, già si arrivato per San Francisco. Che passeggiata enno all'ammonte, la senti l'aria, stima io monte. Na reppettata io monticeio, io tempio d'Ercole, se che gioeglio, te ride in faccia come un amico, cori che è fatto de noi d'antico. Se dorme bene, se magna meglio, e ci sta pure o caroseglio. Lo vino buono, l'acqua alla foda, vagli de ruspio e bere foda, pasta de casa e fette a tunno dello panostro. Lo meglio io munno e l'olio d'oro che addora lontano con la bruschetta che sa de montano. Pizze e ciammelle, adduri e abbondanza, puve e cavagli con l'ovo alla panza. Venate a cori, che ci sta tutto, tutto de beglio e niente de brutto, aria, salute, aiutatemi a di, non ci credite? Venate a sentire.
Siamo nella Cappella della Santissima Annunziata, che rappresenta una delle decorazioni pittoriche tardo-gotiche del Lazio più importanti. Al suo interno è stata affrescata in tre tempi probabilmente e si trova in un complesso che è stato fondato attorno al 1420 nel pieno dei tumulti dello scisma d'Occidente, quindi un luogo sacro ma anche politico. De Frias, all'interno di questa drammatica crisi spirituale e politica, decide di mettere in piedi, di fondare questi luoghi. Albina. Sì, esattamente. Questi dipinti rappresentano Antico e Nuovo Testamento. Sono stati fatti dipingere inizialmente dal cardinale Frias, successivamente da altri due cardinali, sempre della Castiglia, e infine poi subentrò il comune di Cori, che fece dipingere il Giudizio Universale, l'Annunciazione e la Schiera dei Santi posti sotto. È una chiesa ancora consacrata, il comune di Cori non tende a usarla per celebrare messe o matrimoni, ma più a scopo visitativo, comunque per mantenerla. Questa zona non è stata ristrutturata, fortunatamente, nonostante per tanti anni è stata tenuta aperta e anche durante la guerra è stata rifugio. Fortunatamente non si è rovinata, mentre la parte della Cappella di San Silvestro è stata completamente ristrutturata, infatti ormai non c'è più nulla. E i dipinti, appunto, come vi ho detto, rappresenta l'Antico Nuovo Testamento, e ciò che veniva rappresentato era molto a piacere di chi fece edificare la chiesa. Infatti, per esempio, con il primo cardinale nel dettaglio c'è la storia di Santo Giuseppe. Lui si rivedeva molto nella storia di questo santo, perché lui nasce povero, ha un momento di gioia e un momento di decaduta, per poi brillare alla fine nella sua vita, e il cardinale si ritrovava molto in questo. Senti, Albina, noi siamo circondati, no, dal tessuto cittadino, però un tempo questo oratorio era in piena campagna ed era in prossimità della via principale che collegava Cori alla via Appia e a Roma. Qual era il passaggio che anche i politici facevano da qui? C'erano dei giuramenti che venivano fatti in loco, se non erro? Comunque, per entrare all'interno di Cori veniva richiesto il permesso al comune e veniva fatto il giuramento al re, al tempo ai priori e alla priora, giuravano fedeltà e poi passavano. Infatti Cori è al centro della via Pedemontana, per questo ai tempi era molto conosciuta, quindi collegava le città come Belletri, Roma, Latina, senza passare per la Palude, ed è così che arrivò il cardinale qui. Chiostro di Sant'Oliva, ma al piano superiore, in questo momento contraddistinto dai celeberrimi 27 capitelli, tutti diversi l'uno dall'altro, e sono con l'assessore al bilancio e all'agricoltura per parlare di prodotti locali, come stiamo vedendo, e insieme poi a chi quotidianamente lavora queste materie prime. Assessora, l'importanza della produzione per il comune di Cori, e poi quanto è difficile far rientrare il bilancio per una realtà del genere, che è piccola, circoscritta, ma in realtà tutta proiettata, stiamo vedendo, a livello nazionale e a livello mondiale. Allora, innanzitutto vi ringrazio di aver dato luce al nostro territorio, e lo facciamo in un contesto, come dicevi, storico, architettonico, fantastico, dove si coniuga tradizione, bellezza e bontà. Che cosa vediamo oggi su questo tavolo? Parte dei prodotti tipici che però hanno, diciamo, lavorato insieme per identificare il nostro territorio. Partiamo con il prosciutto cotto al vino di Cori, che è una tradizione del nostro territorio e trae origine
addirittura dal 1400, fine 1400, un metodo molto particolare che poi vi diranno i produttori stessi, che caratterizza solo il territorio di Cori, appunto è cotto nel bellone. Noi con il prosciutto cotto al vino di Cori e con la scottolata abbiamo fatto un progetto ANCI per le DECO, cioè denominazioni comunali, un marchio che caratterizza il prodotto e lo lega al territorio. DECO appunto è un acronimo di denominazione comunale. Oggettivamente abbiamo un olio su cui dobbiamo lavorare ancora di più per far conoscere oltre Alpe il nostro prodotto, il pane di Cori, che ha una tradizione antichissima. Stiamo lavorando anche sulla ricerca dei grani. E torniamo alla scottolata, cioè che su cui abbiamo lavorato per fare la DECO. DECO, anche questa ha un'origine molto antica, ai primi del Novecento. Poi ci sono i prodotti, le ciambelline, i prodotti secchi e al mio fianco c'è Maciste, sarebbe Andrea, mio caro Andrea, che ha lavorato sui lievitati, ma tantissimi, tanto è vero che ha vinto tanti premi sui lievitati a livello nazionale, vi dirà poi lui. Proseguiamo con la nostra chicca, cioè io ho imparato a conoscere i vini legandomi al nostro territorio. Abbiamo fatto nello scorso mandato, insieme al sindaco, insieme a tutta la giunta, alla maggioranza, alla nostra compagine che si è poi ricandidata, un consorzio dei vini DOC di Cori. DOC del Nero Buono e del Bellone, quindi questo servirà a legare la produzione tipica di questi due vitigni autoctoni al nostro territorio. Vorrei porre anche l'attenzione sui trasformati, sui sottaceti e sottoli prevalentemente. Qui abbiamo un'azienda, Agnoni, che ringrazio per averci portato alcuni prodotti della sua attività di trasformazione. Formaggio, un'altra tipicità su cui stiamo costruendo anche una filiera corta, abbiamo infatti delle montagne su cui si alleva. Insomma, non dico che possiamo essere autarchici, quindi autosufficienti, ma però sicuramente quasi abbiamo delle grandi potenzialità come territorio. Assessore, grazie. E l'altra domanda che le feci inizialmente, gliela ribadisco, quanto è difficile far poi rientrare, no? Far ritornare i conti, come si suol dire, perché questo è un altro aspetto molto concreto e interessante del lavoro produttivo e di promozione non gastronomica del territorio. E quanto è difficile? Moltissimo, perché gli enti locali sono abbastanza stremati. Riconosco che senza i finanziamenti della Regione Lazio o di altri enti sovraordinati avremmo delle difficoltà, però se ci uniamo riusciamo a costruire un'opportunità per il futuro. Noi facciamo delle manifestazioni annuali, forse dovremmo fare qualcosa più di organico, si chiama Viaggi del Gusto a Cori. Siamo partiti con una sagra sul prosciutto cotto e poi abbiamo allargato a tutte le tipicità. Quindi abbiamo territorio che tipico, che diventa poi anche un'opportunità per andare sui mercati più nazionali e internazionali. E anche come opportunità il vino di lavoro appunto per i giovani di questi luoghi. Spesso assistiamo al fenomeno dello spopolamento dei borghi, certo, d'Italia, invece così anche le decadi, le generazioni, no, più fresche possono restare in loco. Ragazzi, due battute assolutamente, ci tengo tantissimo, insomma, voi che poi quotidianamente maneggiate questi prodotti che, come diceva l'assessore, contribuiscono a definire anche l'identità di Cori, Corese e la sua narrazione verso l'esterno. Parlatecene un po', diteci qualcosa. Allora, come diceva l'assessore, quelli che potete vedere qui sono i nostri prosciutti cotti al vino. Prosciutto cotto al vino, che è uno dei prodotti tipici del nostro paese e uno dei più rappresentativi, con il quale appunto abbiamo ricevuto la DECO. Le nostre due aziende, l'azienda Nardi e l'azienda Macelleria Lepini, sono le produttrici e detentrici del marchio DECO. Questo prosciutto è sicuramente un prosciutto diverso da qualsiasi altro prosciutto cotto. Il suo processo di lavorazione consiste in 5 giorni di distillazione,
in acqua, partiamo da un prosciutto semistagionato, quindi non uno stagionato finito, poi viene cotto, viene bollito in acqua, vino bianco bellone e erbe di stagione, quindi salvia, rosmarino e fieno soprattutto. Viene lasciato riposare una giornata per far sì che si raffreddi e esce fuori questo prosciutto che ha un colore sicuramente singolare e a differenza di qualsiasi altro prosciutto cotto, partiamo da un prosciutto semistagionato, non da una coscia cruda, e anche il processo di cottura è sicuramente diverso. Poi ogni azienda si impegna a produrre tanti nuovi prodotti, quindi dai salumi ai formaggi, e cerchiamo di estendere la nostra produzione il più possibile. Il collega Macelleria e Lipini, qualche parola, è una vita che ti dedichi a questa attività, al di là dei prodotti, quali sono poi i sentimenti che ti muovono nell'affrontare quotidianamente il tuo mestiere? Sicuramente è un lavoro difficilissimo. Però c'è tanta passione dietro, certo. E quindi cerchiamo di fare il più possibile. Quella smuove le montagne, come certo, si suol dire. Certo, ok. E ci impegniamo tanto proprio per realizzare questo prodotto e per farlo conoscere non solo nel nostro territorio, ma stiamo cercando di farlo conoscere anche fuori dal nostro territorio, cioè in tutta Italia. Chiarissimo. Voglio sentire assolutamente anche qui l'artista per quanto riguarda, no, lieviti e altri tipi di prodotto. Allora, noi abbiamo creato questa azienda 15 anni fa. E nell'innovazione abbiamo portato nel grande lievitato per la prima volta un mosto a base di vini rossi. Qui facciamo una lavorazione che è particolare. Invece di usare il lievito naturale, utilizziamo una fermentazione di mosti. Okay. Dalla fermentazione di mosto siamo andati anche alla fermentazione di olio, fermentazione di miele, in cui realizziamo i nostri grandi lievitati. All'interno ci sono anche le uvette che raccogliamo in vigna e le appassiamo noi. Quest'anno abbiamo fatto un prodotto nuovo che va servito con olio sopra crudo. Okay. È un blend che è stato studiato per far sì che esalta sia l'olio che il prodotto lievitato. Allora, nella confezione viene il grande lievitato, a fianco c'è una bottiglia di olio, nella confezione ci sono le istruzioni come va mangiato, e si apre l'olio e si versa sul prodotto. Okay. È un blend che è stato creato di vari oli, che va dal piccante al dolce. Questi grandi lievitati abbiamo preso dei premi nazionali e internazionali per l'innovazione, perché è il primo lievitato al mondo realizzato con un lievito fermentativo da mosti di crudo. Quindi perché è importante innovare? È importantissimo perché dalle materie prime povere che ci dà il territorio riusciamo ad arricchire dei prodotti anche a livello internazionale. Intercettare anche altri gusti, altri palati. Sì, certo. Come arrivare a Cori? In auto. Quando scegli di organizzarti con l'automobile, dovrai, partendo da Roma o da Nord, seguire questi percorsi. Prendere l'autostrada A1, uscire a Valmontone, seguire le indicazioni per Artena e poi per Cori, 22 km da Valmontone. Prendere la via dei Laghi, andare in direzione Velletri e, superato il centro abitato, seguire le indicazioni per Cori. Se arrivi dalla strada statale 148 Pontina, devi uscire a Campoverde, passare per Cisterna di Latina e poi seguire le indicazioni per Cori. Se provieni dalla via Tuscolana, strada provinciale 215, devi percorrerla fino all'Ariano, poi seguire le indicazioni per Cori. Partendo da sud, dovrai percorrere la via Appia, passare per Latina Scalo, per il borgo di Doganella di Ninfa e infine seguire le indicazioni per Cori. In autobus. I mezzi pubblici Cotral collegano Cori a Roma Annina, diretti o in coincidenza a Velletri, Latina, Albano, Genzano, Ariccia. In treno. Cori è a 8 km dalla linea ferroviaria Roma-Napoli, via Latina-Formia. La stazione più vicina è Cisterna di Latina. Da Roma a Cisterna il tragitto dura 35 minuti circa. Nei giorni feriali ci sono treni ogni ora, di più negli orari di punta. Nei giorni festivi il servizio è ridotto, ma comunque frequente.
Scendete a Cisterna di Latina e prendete la navetta della ditta Caliciotti, che fa capolinea proprio sul piazzale della stazione, o in alternativa i bus pubblici Cotral della linea Latina-Cori. Punto di vista di sociologia del territorio, Pietro, quali sono le dinamiche che contraddistinguono un borgo come Cori? Ma sicuramente noi qui ci troviamo in un borgo che ha delle radici storiche, sociali e culturali che addirittura risalgono al XII secolo, circa al XII secolo avanti Cristo. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che tanti valori, tante tradizioni ce le siamo e se le sono portate avanti nel corso appunto dei secoli. Questo che vuol dire che con tutte le vicissitudini storiche che si sono venute a creare appunto su questo territorio, si sono venute come conseguenza a creare, ad avere anche delle dinamiche molto particolari. Giustamente dici che cosa vuoi dire? Noi qui ci troviamo in una valle, all'interno di più o meno una valle, insomma, però sicuramente all'interno della cornice dei Monti Lepini, una zona tra le più belle d'Italia, con un microclima particolare, con delle culture particolari, ripeto, e con delle tradizioni sociali e culturali che risalgono a oltre 10 secoli avanti Cristo. Quindi oltretutto aggiungo pure un'altra variabile: è una zona che è stata martoriata, quasi totalmente rasa al suolo dalla Seconda Guerra Mondiale, una zona che è un territorio che ha iniziato a vedere la luce, la riscoperta, la rinascita, la crescita all'inizio più o meno degli anni 70, e quindi si è cercato a quel punto il rilancio economico, culturale, chiaramente, per quelle che erano state tutte le situazioni negative che si erano create nel corso del tempo, a partire appunto da quella data. Guardate, noi ci troviamo praticamente in questo panorama, momento nel punto più alto di Cori, e sullo sfondo ci abbiamo il Mar Tirreno. Quindi questo lo dico e lo metto in evidenza per far capire la varietà che ci può essere, no, in un territorio ampio come questo. E quindi che cosa è successo nel momento in cui c'è stata la presa di coscienza e consapevolezza che questo territorio poteva essere rilanciato? Nel momento in cui c'è stata la consapevolezza che anche creando una rete, una sociologia di rapporti su questo territorio, il risultato poteva essere il rilancio culturale ma anche economico di queste comunità. Questo è successo. Pensate alla rete, le relazioni che ci possono essere tra un comune centrale come quello di Cori e magari Sermoneta, il comune di Norma, il comune di Rocca Massima, che sono dei comuni fra l'altro uniti tra di loro per tradizioni, cultura e soprattutto anche per dei valori. Non dimentichiamo che questa è una terra dove il valore dell'enogastronomia è di livello molto, molto elevato. Pensate soltanto a una cosa, che al Vinitaly, il comune di Cori, dove molto rinomato per la produzione di vino, si è presentato, credo, vado a memoria, con 5 o 6 cantine locali. Quindi questo per far capire il valore. Aggiunga a questa che cosa? Poi quello che è stato ed è tuttora il supporto che viene dato da associazioni del territorio, ma anche da enti come la Compagnia dei Lepini, e la cui funzione qual è? È quello di mettere a rete e a sistema tutte queste specificità che vi ho appena detto di Cori con i territori circostanti.
Un'altra variabile molto importante, mettendo da parte diciamo, l'aspetto enogastronomico, è l'aspetto diciamo, sociale delle comunità locali, perché non dimentichiamo che Cori è, sì, è vero, chiaramente una cittadina all'interno della provincia di Latina, però è anche una località dove molto presente, molto, proprio in termini numerici, la comunità romena e la comunità indiana, che fra l'altro studi sociologici importanti hanno testimoniato essere molte reti a sistema con comunità presenti negli altri territori. Tutto ciò non fa altro che chiaramente far crescere il valore di realtà e comunità, appunto come quelle del comune di Tori. Quindi un borgo costruito su se stesso storicamente, proprio stratificato, no, nell'architettura, nell'archeologia e anche nei flussi che l'hanno attraversata nel tempo, sì, e nella sua composizione sociale attuale. Sì, sì. Addirittura vi voglio dare anche un altro dato. Cori, a differenza di tanti comuni, insomma, ha una specificità, diciamo, ha una variabile molto importante legata al turismo, però a differenza di tanti comuni, no, dove magari c'è il classico turismo del ritorno alle origini, come abbiamo potuto vedere in passato, oppure un turismo legato chiaramente ai periodi vacanzieri, Cori ha un turismo molto particolare, cioè è un comune dove quasi tutti fine settimana per 365 giorni l'anno ha tutte le attività, certo, presenti nel proprio territorio piene e fruite da gente che viene dall'esterno, e questa è una variabile molto importante che la diversifica, ripeto, rispetto a tanti comuni che magari hanno, come dire, degli spazi occupati in determinati periodi. Siamo nelle cantine Cincinnato, una delle principali realtà per quanto riguarda la produzione di vino e olio corese, con in realtà poi vendita dei prodotti su tutto il territorio nazionale. Siamo con Nazareno, che è il padrone di casa e che coinvolge in questo suo luogo da lavoro oltre 100 famiglie. Parliamo veramente di 80 anni di storia a Nazareno. Sì, la Cincinnata è nata nel 1947 per volontà di 15 agricoltori che si sono messi insieme. Il nome Cincinnato deriva proprio
dal territorio. Cincinnato, antico condottiero romano, vinta la battaglia contro gli equi, si ritirò in campagna, abbandonò il potere e si ritirò in campagna. Pare che una delle campagne potesse essere in questo luogo, quindi questi agricoltori coraggiosi tanti anni fa scelsero di mettersi insieme per fare un'economia del territorio. E da allora, insomma, di strada ne è stata fatta tanta. Qual è la peculiarità dei vostri vini? Vabbè, intanto siamo in un territorio collinare, vulcanico, e abbiamo come peculiarità aver recuperato due vitigni autoctoni minori. Uno si chiama Nero Buono di Cori ed uno si chiama Bellone. Sia il Nero Buono che il Bellone sono stati sempre coltivati sulle nostre terre e ad opera di agricoltori lungimiranti sono state recuperate. Quindi oggi siamo in avanguardia per la promozione, l'imbottigliamento e la vendita di vini autoctoni del Lazio. Nazareno, è al di là del lato imprenditoriale, cosa vuole comunicare attraverso i suoi prodotti? Beh, comunichiamo la nostra terra. Noi abbiamo 250 ettari di vigneto, 400 ettari di oliveto e diamo lavoro a tantissime persone localmente, sia per la parte della promozione enoturistica, che è quella dove siamo adesso, sia per la parte strettamente agricola. Quindi è un piccolo gioiello all'interno di un piccolo borgo del Lazio e il nostro orgoglio è far sì che questi borghi continuino a sopravvivere e creiamo reddito per loro. Certo, mette in circolo economie a chilometro zero, restando nei luoghi dai quali tutto parte. Nazareno, ascolti, e la realtà della cantina si è poi negli anni allargata a un bellissimo resort, un ristorante, una struttura insomma ricettiva. Certo, questo perché il territorio, abbiamo detto, è un territorio pulito, collinare, splendido, di fronte al mare e con le montagne alle spalle. Quindi quale miglior promozione far sì che la gente, i nostri consumatori appassionati di vino, vengano a casa nostra e apprezzino quello che abbiamo. Ovviamente nell'accoglierli bisogna dargli anche la giusta piacevolezza estetica, la giusta accoglienza, insomma, farli fare l'abbinamento vino-cibo, far assaggiare dei vini particolari, in modo tale che portano a casa un'esperienza e questa esperienza poi si tramuta in potenziali vendite, in potenziali acquisti su tutto il mondo. Insomma. Nel foro romano del borgo si trova quel che resta del tempio dei Dioscuri, queste due colonne corinzie che sfidano il cielo e i millenni. I resti dell'imponente tempio dei Dioscuri sono affacciati su una terrazza panoramica nel cuore di Cori Antica. Il tempio dei Dioscuri o tempio di Castore e Polluce parla della grandezza della Cori che fu. I resti del tempio, ma anche le innumerevoli tracce degli edifici pubblici che un tempo sorgevano nello spazio tra questo, Piazza Montagna, Via delle Colonne e Piazza Pozzo Dorico. L'area del tempio comprende la zona recintata dove sorgeva la cella e dall'altro lato del la strada, le due colonne con architrave che facevano parte della facciata principale. I resti della facciata risalgono agli inizi del primo secolo avanti Cristo, due delle sei colonne originarie in stile corinzio, dove si vedono ancora tracce dello stucco che le rivestiva, poggiate su quel che rimane del podio. Sull'architrave un'iscrizione dedica il tempio a Castore e Polluce e nomina i committenti, due magistrati che curarono l'edificazione con denaro proveniente dal tesoro del tempio.
E sulla parte più alta di Cori, in quella che era l'antica Acropoli, troviamo il Tempio di Ercole, che si è conservato nel tempo magnificamente grazie alla sua trasformazione in chiesa, chiesa che fu poi distrutta dai bombardamenti americani nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Sindaco, due cenni su questo tempio. Risale? Il Tempio d'Ercole risale al primo secolo avanti Cristo, stile dorico, e rappresenta per la nostra città il simbolo di una comunità che si rifà alla bellezza e alla struttura forte di queste colonne. Restituisce un po' la robustezza di Cori. Assolutamente sì, restituisce la robustezza e restituisce le forti radici di una comunità che ha verso il proprio territorio, verso la propria storia, verso la propria cultura. Proprio qui vicino, a 2 metri da noi, come lei anticipava, c'era una chiesa che purtroppo venne bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e dove ci furono molte vittime civili della nostra comunità. Ma il Tempio d'Ercole ha resistito anche ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ha resistito agli anni della storia e adesso lo ritroviamo qui con tutta la sua bellezza. Negli anni 2000 ha subito anche una restaurazione che ha ridato lucentezza a questa bellissima struttura. Il Tempio d'Ercole è stato luogo di pellegrinaggio di diversi studiosi del tempo, ma tra i quali è doveroso fare un cenno a Giovan Battista Piranesi, che nel tardo 800 venne qui a Cori, venne letteralmente catturato dalla bellezza di questo tempio e che riportò nelle sue incisioni. Infatti il Piranesi dedicò alla nostra città un'opera, l'Antichità di Cora, dove oltre al Tempio d'Ercole Giovan Battista Piranesi incise anche le nostre mura ciclopiche ed altre bellezze architettoniche presenti in città. Insomma, Cori fu una tappa del Grand Tour e tra i numerosi artisti, i numerosi studiosi, appunto anche Piranesi giunse qui a Cori da noi e rimase incantato da questa estrema bellezza architettonica, storica, insomma. Sindaco, le chiedo subito, nel suo lavoro per Cori, quali sono le priorità, gli aspetti che più la appassionano del suo lavoro? E senza alcun dubbio quello della promozione e valorizzazione delle nostre ricchezze architettoniche, storiche, culturali, enogastronomiche. E credo che tutti questi elementi caratterizzano fortemente la nostra città, costituiscono il brand della nostra città che noi stiamo cercando di promuovere fuori i nostri confini, quindi nella nostra regione, in Italia e anche nel mondo. E devo dire che siamo anche molto fortunati, perché questa attività promozionale non la fa il comune da solo, ma la fa anche grazie e con l'aiuto soprattutto di diverse attività imprenditoriali che negli anni hanno raggiunto veramente livelli di assoluta eccellenza. E mi riferisco in particolar modo alle attività che lavorano nel settore vinicolo, tra le quali appunto Cincinnato, l'azienda Marco Carpinetti, Mulino 700, così come Pietrapinta, ma ce ne sono anche diverse di giovani che ne stanno nascendo. Nuova imprenditoria. E grazie a loro che cosa si sta facendo? Si sta promuovendo un prodotto legandolo al territorio. E questo credo che sia proprio la scommessa vincente del turismo qui a Cori. Sindaco, il lunedì quando tornerà in ufficio a cosa si dedicherà? Quali incombenze? Vabbè,
anche della quotidianità, al di là, no? Diciamo, delle incombenze quotidiane che sono legate ovviamente alla manutenzione ordinaria del territorio, insomma ai piccoli problemi che coinvolgono tutte le persone. E che apro anche una parentesi, sono anche una delle parti che legano di più appunto la persona del sindaco con la comunità. E a parte queste attività è chiaro che gli impegni vengono ricoperti soprattutto per queste attività. Cori ha di ordinaria amministrazione, per così dire, e poi, come stava dicendo, e poi ci sono le attività appunto di programmazione, quindi la programmazione di un ente è fondamentale. Perché un sindaco è vero che ha queste incombenze che sono legate all'ordinario, ma non deve fare l'errore di essere soffocato da queste attività, altrimenti non avrebbe alcun senso la figura di un sindaco e la figura di una giunta e di un'amministrazione comunale. Mantenere la visione. Assolutamente, ecco. Assolutamente sì. E negli anni, devo essere anche sincero, assolutamente le amministrazioni che mi hanno preceduto hanno sempre messo come priorità delle proprie agende la programmazione verso il futuro, e noi stiamo facendo altrettanto, raccogliendo ciò che è stato fatto di buono nel passato per riportarlo ovviamente con nuove idee, con nuova energia verso il futuro. E, come le dicevo, Cori ha insomma una tradizione culturale importante, e infatti la cultura ricopre un settore di programmazione molto importante per noi. A Cori non c'è un weekend dove non c'è un evento culturale, e tra di essi ricoprono un ruolo centrale il Carosello Storico dei Rioni di Cori, il Lazium Festival, che è una manifestazione folcloristica, una delle più importanti della Regione Lazio, importanti manifestazioni che sono legate proprio alla promozione dei nostri prodotti e delle nostre tradizioni. E all'interno di questo quadro si inserisce un'altra tradizione bellissima di questa città, che sono gli sbandieratori di Cori, che noi consideriamo gli ambasciatori della nostra città nel mondo, e quindi con le loro esibizioni, con le loro musiche, con le loro bandiere portano il nome di Cori nel mondo, e questo ci rende assolutamente orgogliosi di essere nati qui, di essere cresciuti qui, di vivere qui. E siamo al lago di Giulianello, dichiarato monumento naturale nel 2007 dalla Regione Lazio. Certo, dalla Regione Lazio nel 2007, e siamo riusciti a partire con il nostro comitato nel 2016, con delle idee di mantenimento e di tutela di questo luogo
rispetto anche a, diciamo, ad una distrazione precedente, perché era un luogo purtroppo trattato male. Quindi una rieducazione all'ambiente. È una rieducazione all'ambiente, nonché una restituzione ai cittadini, perché il senso di appartenenza di questi luoghi è importante, perché qui le nostre famiglie all'epoca hanno vissuto, hanno dato vita a noi che eravamo i figli, perché qui sono tutte terre coltivate, agricole, di una campagna romana che finisce qui, di una campagna identitaria che va verso Ardena e di una campagna pontina che va verso Latina. Questo è un punto di incrocio basilare e un polmone verde fantastico. Flora, fauna, perché è importante che la gente ritorni proprio fisicamente in questo ambiente che poi a portata di mano c'è una fortuna, certo, abbiamo, grande, no? Per abbiamo delle biodiversità, corese, sì, abbiamo delle biodiversità importanti che, di cui noi proponiamo e divulghiamo ogni anno con più di qualche manifestazione. Iniziano anche a venire studenti universitari per queste attività, ma la cosa anche la fauna ittica diventa, perché non si vede ma in realtà è importante. Stiamo cercando di ripopolare, no, con delle progettualità che poi insieme alla regione stiamo cercando di portare avanti. È tutta una questione di equilibri e di rapporti, diciamo che poi il borgo, il centro storico, tutti i piccoli comuni circostanti risentono poi, no, dello stato di questo lago e viceversa, no, il famoso microclima. Assolutamente sì, speriamo che questo non venga rovinato dalle nostre stesse mani, no? Perché poi siamo noi che governiamo, no, queste attività legate all'ambiente, ma la cosa importante è che si sta creando comunque un indotto, si sta creando un qualcosa che generi una passeggiata di salute al lago e poi si vada nei territori, nei centri storici e a vedere le altre bellezze che abbiamo, sia Cori, sia Ardena. Diciamolo, per dare due informazioni un po' più tecniche, questo è un lago vulcanico, è un lago di forma subellittica. Questo è definito nella maggior parte degli studiosi un lago vulcanico, sembrerebbe il terzo lago dei Castelli Romani, perciò con un emissario ed immissario che lo rende vivo. Siamo in un'altra realtà peculiare coriese per quanto riguarda la produzione di vini e non solo. Siamo con Marco, il padrone di casa, che negli ultimi 30 anni ha dato un'ulteriore virata diversa all'azienda familiare. Marco. Sì, questa è un'eredità di mio padre, la passione verso la terra, verso le vigne e il vino. Sì, noi da 30 anni siamo certificati biologici, anzi adesso stiamo anche in biodinamica e abbiamo sempre voluto valorizzare i nostri vitigni. Ancora abbiamo la fortuna di avere questi due vitigni che sono il Bellone e il Nero Buono di Cori e li stiamo declinando in diverse situazioni, dallo spumante per arrivare fino all'opposto, che è un metodo, un passito, insomma, perciò è l'opposto di un metodo classico di uno spumante. Ok, ascolti, nel moderno lessico Instagram, se dovessi individuare tre hashtag, tre parole chiave che contraddistinguono la sua storia qua dentro, quali le vengono in mente? Beh, naturalità, rispetto dell'ambiente, del territorio,
e anche guardare il futuro, ma con tanti insegnamenti del passato. Ecco, questa è un po' la nostra chiave di lettura del nostro lavoro. Perciò, ecco, c'ho natura, ambiente, ma antiche tradizioni rilette, rivisitate con tanta tecnologia e tanta scienza che oggi ci aiuta a fare il nostro lavoro. Senta Marco, e se potesse cambiare qualcosa del borgo, cosa cambierebbe? Quali limiti vede, anche da un punto di, sia da un punto di vista ecco, imprenditoriale che da un punto di vista personalissimo? Ma io penso, diciamo quasi così, che sia un male comune il fatto che quasi non siamo orgogliosi di appartenere, no, a questo territorio, a questi popoli, a queste origini millenarie. No? Noi vediamo qua i vasi in terracotta, ma nei nostri territori più di 2000 anni fa si faceva il vino dentro questi. È stata Roma la romanità che ha portato il culto, il fascio del vino, no? E noi quasi ne abbiamo paura, no? Non stiamo adesso riscoprendo i nostri vitigni, ma fino a qualche tempo fa magari si coltivavano, no, il Chardonnay, il Merlot, Cabernet. Adesso stiamo capendo che noi abbiamo tanta storia, tante belle origini, ecco, diciamo così, sfruttiamole in bene, con tanto rispetto, ripeto, per l'ambiente, perché ce lo possiamo permettere, perché i millenni di storia di nostra cultura ci danno la possibilità di farlo. So addirittura di un recupero del lavoro dei cavalli a sfavore dei trattori, ecco, questo recupero. Beh, anche noi agricoltori quasi facciamo una gara a avere, ma il tuo trattore quanti cavalli ha? Il mio 100, il mio 200, il mio... Qualche volta qualche collega, amico, dice, ma tu che trattore c'hai? Guarda, c'è un trattore, c'ha un cavallo su. Come un cavallo su? Sì, ma è un cavallo, non è un trattore ad un cavallo, ma è un cavallo. Beh, sta cosa è bella, affascinante. Vi contraddistingue sicuramente. Ma non solo contraddistingue, perché usiamo il cavallo? Perché per esempio non si compatta il terreno e noi sappiamo che una pianta per dare frutti importanti, buoni, un'uva buona per fare un vino importante, la pianta deve vivere bene. Se vive in un terreno compattato non vivrà bene, perciò non ci darà frutti importanti per fare quel vino bello. Vedete come tutto torna ed è collegato. È tutto collegato. Ecco, beh, guardate, il biologico, il biodinamico è proprio questo, è una ricerca, come dicevamo prima, del passato, ma con l'aiuto della scienza e della tecnologia che abbiamo. Perciò lavorare con i cavalli è più complicato perché non ho più io abbastanza tempo per farlo, è difficile trovare con la... Molto più impegnativo, ma è un fascino oltretutto lavorare in simbiosi con la natura e con questo animale. Bello, no? Proprio a tre, è un discorso a tre meraviglioso che, ripeto, poi ci porta ad avere dei prodotti meravigliosi perché il rispetto dell'ambiente fa vivere bene la pianta e ci dà un'uva meravigliosa. Chiudiamo così con Cori, borgo di un territorio laziale ancora troppo poco conosciuto. È incredibile come il nostro paese sia pieno di ricchezze che dimentichiamo di avere. Riscopriamole insieme. Ciao, a presto!